In questo video voglio mostrarvi il protocollo WRRP. A che cosa serve? Ipotizziamo di avere una rete LAN con un nostro router. Questo qui è il nostro router principale e potrebbe capitare che si perda la connessione ad internet all'interno del router oppure il primo router si guasti. Cosa succede? Succede che la nostra rete LAN non ha più accesso ad internet. Attraverso il protocollo WRRP si ha la possibilità di avere un router primario detto master e collegato sempre nella stessa rete LAN un secondo router chiamato slave. Può essere che ci siano oltre a un secondo router anche un terzo o un quarto router collegati in parallelo. Nel momento in cui il primo router perde la connessione ad internet oppure si guastasse, il secondo router diventa come router principale master e darà la connessione ad internet a tutti i nostri apparati di rete. Nel momento in cui la connessione ad internet ritornasse sul primo router, il router principale diventa di nuovo il router master e quindi darà di nuovo la connessione ad internet alla nostra rete locale. Per fare questo, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di due router che abbiano a bordo il protocollo WRRP. Per il mio utilizzo vado ad utilizzare due Teltonica 230. Abbiamo il primo router master, il secondo router slave e collegati tra di loro attraverso uno switch della Netgear che è anche gestito. La premessa che vi devo dire è questa. Tutti i PC collegati all'interno della rete locale devono essere con indirizzo statico perché l'IHCP dei due router deve essere disabilitato. Adesso andiamo a vedere che cosa bisogna fare all'interno della pagina web dei nostri router. Apriamo la prima pagina, lo 0.1 è il mio router principale. Andiamo su servizi WRRP. Ecco la pagina WRRP. Cosa bisogna configurare? Bisogna abilitarlo. Bisogna dare l'IP address che questo identifica l'indirizzo WRRP che deve essere identico sia sul primo che sul secondo router. Bisogna dargli un ID del cluster di router, quindi ogni router che fa parte del WRRP di questa rete deve avere lo stesso ID. E poi c'è la priorità. Bisogna dare la priorità, identifica quale router è il master e quali sono gli slave a valle. Maggiore più elevato il numero, quindi qua 255 e quindi sarà il master. Se nel secondo router vi farò vedere, ho messo un numero inferiore per identificare uno slave. Dopo di questo bisogna vedere la seconda configurazione, è questa, abilitata pinga l'indirizzo 8.8.8.8 di Google. E cosa succede? Questo controlla la connessione internet. Se nel caso in cui su questo router mancasse la connessione a internet perché non riesce più a pingare l'indirizzo, cosa fa? Dopo un intervallo di 10 secondi, commuta su il secondo router. Adesso andiamo a vedere la configurazione del secondo router, che è questo qua, lo 0.200 servizi WRRP. Andiamo a vedere come l'altro abilitato, stesso indirizzo. Stesso virtual ID, la priorità è più bassa. Questo router è slave perché ha il valore di priorità più basso del primo router. In questo router non vado a cercare se la connessione internet è attiva perché questa funzione la faccio fare solo sul router master. Questo è quanto riguarda la nostra configurazione. Ora andiamo a vedere che cos'altro bisogna configurare. Abbiamo detto che in LAN, questa è la nostra LAN, dobbiamo andare a disabilitare il DHCP perché dobbiamo mandare tutte le nostre macchine in statico. Adesso andiamo nel pannello di controllo, vedete che sono collegato, vi faccio vedere la mia Ethernet come è configurata. Andiamo su proprietà, andiamo su qua, IPv4, vediamo, ho messo un indirizzo statico. Il gateway predefinito dovete mettere il gateway di WRRP che è il 253, anche nel server DNS 253. Fatto questo,
Nei router per fare delle prove abbiamo sul primo router una connessione WAN. Sto lavorando con questo router a valle di un router principale e sono in DHCP con il primo router, mentre nel secondo router sono attraverso una connessione hotspot del cellulare, perché questo router ha la possibilità di avere tre connessioni WAN, una tramite cavo di rame, una tramite SIM e l'altra può essere fatta attraverso un bridge wireless. E io in questo momento lo sto facendo con un cellulare e ho questo indirizzo che mi arriva dal router del cellulare. Detto questo, abbiamo visto le configurazioni del router e le configurazioni della nostra scheda di rete. Proviamo a vedere cosa succede. Io navigo in internet e vi faccio vedere il mio indirizzo pubblico. Questo è il mio indirizzo pubblico NG perché il primo router è collegato attraverso Eolo. Adesso vediamo cosa succede nel caso in cui il primo router, lo 0.1, perda la connessione. Adesso vado nel primo router e vado a staccare il cavo della WAN. Ho tolto il cavo e vediamo cosa succede. Vedete? Togliendo il cavo ho perso l'indirizzo della mia WAN e per il momento non riesco ad andare su internet perché la commutazione dal primo router al secondo router non è istantanea, ci vuole un attimino. Adesso attendiamo un attimo e poi proviamo a vedere che cosa succede. Sono collegato comunque a internet, vedo che la pagina non funziona. Proviamo ad aprire un altro sito. Ecco qua, un altro sito aperto. Mio indirizzo è Telecom Italia Mobile e questo è il mio indirizzo IP secondario. Vediamo se mi riapre di nuovo mio IP.it. Non c'è verso di funzionare, però comunque il mio IP nuovo è questo qua, siamo sotto Telecom Italia. Avete visto che il primo router non ha più la WAN, il secondo router ha lo spot del cellulare. Adesso vado a ricollegare la WAN del primo router e vediamo come funziona. La WAN del primo router è tornata e adesso andiamo a controllare la nostra connessione internet. Ecco qua che la connessione è tornata sotto Eolo. Quindi il nostro router master ha riacquisito la connessione WAN e quindi ha accesso a internet e quindi ha ricommutato la rete locale sulla connessione internet principale. Ecco come funziona il protocollo WRRP. Praticamente, nel caso in cui perda la connessione internet oppure si guastasse il primo router, il secondo router darà accesso a internet alla nostra rete locale. Se abbiamo dei forward sul primo router di alcune cose, possiamo replicare i forward anche sul secondo router. Quando i due router hanno tutti e due accesso a internet, si ha la possibilità di entrare nella nostra rete locale sia dal primo che dal secondo router, perché la connessione sul secondo router è sempre attiva anche quando il primo router è in funzione. Questo è il protocollo WRRP. Grazie e arrivederci al prossimo video.